Daniela, questa cerimonia in pratica ha del tuo. Tu sei praticamente l'autrice. Torniamo indietro nel tempo. Che cosa è successo? 10 anni fa eri proprio una bambina. Sì, piccolina. Guarda, ero in cucina con mio padre a vedere i funerali di Stato dei caduti di Nassiriya e dissi proprio a mio padre: che cosa possiamo fare per ricordare queste persone che non ci sono più, soprattutto perché oggi questa sensibilità si sta perdendo. Quindi in quel momento la voglia di fare qualcosa di getto e 11 anni dopo raccoglierne i frutti. I frutti, parecchio tempo dopo, purtroppo parecchio tempo dopo, ma finalmente ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta e spero che tutti i familiari riescano a tenere presente questo luogo, soprattutto per loro. Daniela, una curiosità, ti è arrivata una telefonata, raccontaci il momento in cui hai ricevuto la risposta. La risposta è ben inaspettata, soprattutto dici wow, veramente qualcuno mi sta ascoltando. Non mi aspettavo sinceramente questa grande sensibilità, soprattutto dal capo di Stato Maggiore, e quindi fortunatamente siamo riusciti a portare a termine il progetto. C'è un simbolo che rappresenta l'Italia qui, nel luogo in cui avete scelto di vivere. Insomma, è una soddisfazione incredibile. Cosa ti senti di dire agli italiani? Ricordatevi i valori fondamentali, ricordate chi si sacrifica per noi e soprattutto cercate di conservare la sensibilità. Beh, quando ho visto il passare degli anni, quando ho visto che ormai il tempo scorreva, pensavo magari hanno già dimenticato tutto, però stiamo raccogliendo adesso il frutto. Questo è il primo giorno, perché verranno le scuole qui. La prima scuola che verrà, le prime scuole che verranno saranno il 4 novembre, quelle di Casa Giove. E ho intenzione di lavorare tantissimo con l'aiuto sempre della mia famiglia, dei miei amici, per portare i ragazzi qua, certo, perché noi abbiamo una memoria storica corta. I giovani oggi sono buoni, sono bravi, ce n'è qualcuno che non va bene. Io ho 65 anni, ho conosciuto diverse generazioni. Io punto sui giovani di oggi, ecco perché lavorerò per le scuole come volontariato e portare i giovani qui.